Questa registrazione di questa favola danzante che è il nuvolo innamorato. Abbiamo qui il compositore Luigi Lusi che ci illustrerà un po', diciamo, il progetto. Niente, il nuvolo innamorato è tratto come balletto, perché nasce in realtà come balletto, da una favola di Nazim Hikmet, poeta turco che io adoro. Fra l'altro quest'anno nel 2013 ricorre, se non ero, il 50° anniversario della sua morte, insomma. Come è nato? È nato dopo la lettura di questo racconto, mi ha folgorato, insomma, per il suo potere evocativo che ha, quindi... Com'è la struttura, sì, insomma, della favola? Spieghiamo così un po'. Praticamente, insomma, è nato come si faceva nel Novecento con i balletti russi. Mi è ispirato, diciamo, a una certa tendenza, esatto, che è quella Laskra Stravinskiana, quindi i balletti russi, diciamo, su quella forma lì. E che tipo di organico abbiamo? Un organico, abbiamo comunque un'orchestra sinfonica, insomma, di 24 elementi negli archi, legni senza raddoppio, poi abbiamo due corni, un trombone, una tuba. C'è anche, diciamo, tutto il quartiere degli strumenti tecnici, che sono... Abbiamo comunque percussioni metodimentali, abbiamo ance etniche, la tubucca, insomma, alla tipologia di legni, appunto, un po' più folcloristica. Ecco, ci sarà anche la partecipazione straordinaria del maestro Federico Lierna, che registrerà, diciamo, queste ance etniche. Quindi giusto una parola per presentare poi l'orchestra che esegue il lavoro, solistica del maestro Pericolo Dierne, diretta dal sottoscritto Giulio Marazzia. Personalmente comunque volevo ringraziare il maestro, appunto, Giulio Marazzia, con cui è nata questa amicizia.
precisa, da poco. Sta con la produzione artistica. Come sempre la musica poi all'arte ha questo potere di dire e di far incontrare le sensibilità giuste. Vorrei comunque ringraziare i ragazzi dell'orchestra e spendere anche un'altra parola sulla valenza del progetto, perché diciamo che rappresenta una vera e propria novità sia di pensiero che diciamo operativa vera e propria, perché poi concepire una favola sulla struttura dei balletti russi ci fa tornare un po' indietro con quello che è i grandi balletti di tradizione russa, quindi è da sottolineare e da apprezzare anche il motivo di questa produzione, quindi questa nuova scrittura per una favola musicale. Grazie anche al maestro Nicola Samari, insomma, mi ha molto incoraggiato e mi ha seguito. Quindi anche il maestro Nicola Anzalit Samale, che ringraziamo pubblicamente per aver revisionato un po' la parte musicale del lavoro. E grazie a mia moglie, che mi ha spinto tantissimo, è stato da voi il primo ballerino del teatro dell'opera. Primo ballerino no, perché sarebbe. È un ballerino del teatro dell'opera di Roma, che è stata la mia musa ispiratrice, ecco, giustamente. Quindi un binomio artistico e sentimentale che sta dando dei buoni frutti. Speriamo.